A livello nordestino abbiamo assistito ovviamente come a tutti gli altri e le altre economie territoriali a una situazione di forte criticità perché in particolare dal mese di ottobre le imprese hanno avuto un crollo letterale degli ordinativi, in particolare dall'estero. Tenendo presente che la nostra economia, l'economia del nord-est, ha sempre avuto una forte vocazione all'estero e aveva compensato il calo della domanda interna con questa proiezione sui mercati esteri. E da alcuni mesi a questa parte si sono trovati ad avere ancora una domanda interna fiacca sulla quale si è schiacciata un abbassamento della domanda estera e quindi si trovano in una tenaglia. Quello che noi abbiamo notato nell'ultimo trimestre, per cui abbiamo fatto una rilevazione congiunturale, però è che siamo passati, diciamo così, sempre in campo negativo, ma a dei saldi di opinione meno pesanti. Per dire, sul tema della produzione siamo passati da un meno 46 a un meno 24. È sempre campo negativo, ma c'è un rimbalzo verso l'alto, e così pure sugli ordinativi esteri, sulle vendite all'estero. Allora, un approccio minimalista a questi dati direbbe che è un rimbalzo tecnico, cioè le imprese hanno smaltito il magazzino, le scorte, e adesso, siccome comunque bisogna produrre qualcosa, risale. Questa è una visione minimalista a mio modo di vedere, perché se guardiamo al dato degli ordinativi, delle aspettative degli ordinativi, risale anch'esso in modo significativo di circa 20 punti percentuale. Ripeto, rimane sempre col segno meno, ma a questo. Allora, questo vuol dire che qualcosa si sta muovendo nell'economia. Non siamo ovviamente fuori dalla fase critica, c'è e ci sarà tuttora ancora per alcuni mesi. Ecco, di più, quello che mi sento di dire è che la selezione sarà molto forte, soprattutto su quelle imprese che non hanno fatto i processi di cui dicevamo prima, cioè non si sono riposizionate sul mercato su livelli più alti e non si sono riorganizzate e all'interno e nella filiera.